Iniziamo con interroga il consigliere Bettarelli, oggetto numero 24, risponde l'assessore Melasecche. Prego, silenzio. Mancata pubblicazione del bando per la gestione della base logistica di Castello. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie. Questa interrogazione è un po' datata, data 5 marzo, e a seguito di questa data sono successe ci sono anche altri atti che poi velocemente citerò come una delibera di giunta. E l'interrogazione chiede alla giunta, all'assessore Melasecche credo in particolare, qual è lo stato di avanzamento rispetto ad una struttura costata a svariati milioni di euro e ormai ultimata, finita, completata, c'è stata fatta alla fine lavori, il collegamento stradale ormai da qualche anno, che è la piastra logistica, che è situata al confine fra i comuni di Città di Castello e di San Giustino. Quindi la domanda è appunto capire se e quando ci sarà l'opportunità di mettere a sistema questa importantissima struttura, una struttura i cui lavori sono partiti da molti anni, ci sono susseguite lungaggini ovviamente non ascrivibili a questa amministrazione regionale, perché insomma è in carico da fine ottobre, novembre 2019 questa giunta, quindi quello che è successo prima a livello regionale ovviamente non è ascrivibile alla presente amministrazione. E è vero anche però che come ho sommariamente indicato, l'assessore Melasecche ha visitato la piastra logistica quasi un anno fa, il 19 maggio 2020, dicendo che sarebbe stata prossima l'apertura. Ci ha detto che a gennaio in commissione, entro metà febbraio, fine febbraio, sarebbe uscito il bando, e ad oggi, diciamo, delle questioni annunciate, è successo un atto ufficiale che è la delibera di giunta numero 270 del 31 marzo, in cui sostanzialmente non esce un bando, un avviso, quello che è, bensì escono i compiti, nel senso che la giunta decide di incaricare Sviluppo Umbria per la realizzazione di una perizia, il servizio Demanio per un'altra questione, il servizio Provveditorato per un'altra. Quindi, a fronte di tutto questo tempo, a fronte dei tanti mesi che sono trascorsi e a fronte del fatto che la piastra ormai è completa, collegata, e ci sono, insomma, c'è necessità che venga bandito questo avviso in modo che chi è interessato possa partecipare, perché poi ci saranno dei tempi di pubblicazione, di presentazione del progetto, di valutazione necessari, insomma i tempi gioco forza finché non esce l'avviso sono, non sappiamo quali siano, e quindi sono gioco forza lunghi. Concludo con due note più di colore, una che mi fa piacere che anche a Città di Castello si siano accorti che la piastra logistica è chiusa, quindi vedo che insomma cominciano a sollecitare il fatto che la piastra sia chiusa, e che sembra che quella sede così centrale, tra l'altro mi sembra che di aver letto una mozione, un ordine del giorno dei colleghi Squarta e Pace, poteva essere, comunque c'era un'intenzione di adibirla a centro vaccinale, cosa che poi non è successo. Ecco, vorrei anche capire se il centro vaccinale o meno ha inciso, nel senso che i tempi sono talmente stretti, per cui ne sarei contento per l'avviso e poi per l'assegnazione, per cui non è stato ritenuto opportuno prevedere lì un centro vaccinale, ma poi sono state scelte, almeno per la zona nord di Città di Castello, un'altra sede. Grazie. Assessore Melasecche, prego. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, comunico che sono state compiute dagli uffici tutte le attività prodromiche necessarie per l'avviso pubblico per la concessione della gestione della piastra logistica di Città di Castello, e che nei prossimi giorni, presumo la prossima settimana, si provvederà a trasmettere al BUR il relativo avviso. La pubblicazione ha subito un rallentamento, circa una sessantina di giorni, sulla tabella di marcia, in quanto le strutture regionali interessate all'iniziativa, Servizio Patrimonio, Opere Pubbliche e Servizio Gare, hanno ritenuto opportuno eseguire degli approfondimenti tecnico-economici
finalizzate all'individuazione di elementi a garanzia della competizione e della regolarità della competizione a favore, diciamo, di tutti gli operatori potenzialmente interessati, con elementi che tengono conto della particolare situazione economica del territorio, con l'auspicio che la gestione della piastra possa consentire un'efficace ripresa economica del settore. Come diceva il consigliere Bettarelli, è un'opera che per la quale sono voluti molti anni, molti, moltissimi anni, troppi anni, da parte di chi ha gestito la regione e sa bene a chi mi riferisco. Oggi il collaudo è avvenuto alcuni mesi or sono, il Covid, aggiungo l'ipotesi circolata in merito all'utilizzo come centro vaccinale, che devo dire non mi ha visto favorevole, perché ho chiesto al presidente Bacchetta di trovare una chiesa sconsacrata, una palestra, un qualsiasi altro luogo che consentisse la correttezza vaccinale, ma in contemporanea la partenza di una struttura costata cifre rilevanti alle casse pubbliche, che ritengo debba essere immessa quanto prima nel circuito dell'economia non solo di Città di Castello, ma con la E78, che mi auguro diciamo venga realizzata e completata quanto prima, e su questo la Regione dell'Umbria, lo sa la Presidente, quello che stiamo facendo per fare in modo che anche quell'opera venga completata. Mi auguro che questa struttura, mi auguro nell'assoluta correttezza di una gara pubblica, venga acquisita da imprenditori. Io mi auspico sempre che siano umbri, locali o comunque interessati ad investire. Qual è il criterio che abbiamo in qualche modo individuato? Un criterio che, piuttosto che faccia acquisire alle finanze pubbliche 50-100 mila euro in più l'anno e che magari blocchi invece la partenza di una struttura del genere, in qualche modo produca ricchezza proprio con lo sviluppo che quella struttura deve in qualche modo attivare. Quindi il criterio è stato quello di favorire un incontro fra l'offerta della regione e la domanda. Ci auguriamo che questo, diciamo, intento venga in qualche modo acquisito e porti i risultati che auspichiamo. Aggiungo, lo dico in maniera chiara, abbiamo fatto di tutto nell'assoluta regolarità per fare in modo che comunque ci sia il coagulo di offerta da parte degli imprenditori della logistica locale. Più di questo non potevamo fare, anche perché saremmo incorsi in altri problemi, e poiché vogliamo la correttezza e la trasparenza per questa giunta sono criteri fondamentali, non potevamo in questa fase fare di più e meglio. Vedremo. Grazie. Consigliere Bettarelli. Velocissimo, anche perché sono soddisfatto della risposta sui tempi. Io l'ho detto senza, veramente sono soddisfatto, quindi non voglio fare polemica. Quando ci eravamo visti in commissione ci aveva detto febbraio, e gli avevo detto ma se fosse anche la fine o i primi di marzo andava bene allo stesso modo, visto il tanto tempo che è trascorso. Non solo per responsabilità, e l'ho detto e lo risottolineo, vostre, credo che se i tempi sono quelli che ci ha detto e siamo alla fine di aprile, va bene, nel senso che mi fa piacere che finalmente siamo arrivati in fondo. Quella struttura deve avere la destinazione che l'assessore diceva, e mi fa anche piacere che, ovviamente sempre nell'assoluto totale rispetto della normativa degli avvisi pubblici, se ci sono dei requisiti o delle peculiarità per cui chi è umbro possa, insomma, come dire, non solo partecipare, ma magari, ci auguriamo ovviamente nella trasparenza più assoluta, poi poter godere di quella struttura, credo che sia un bene per tutti. Quindi personalmente, ripeto, facendo ancora presente che ci sono stati sia ritardi in passato, quindi precedente amministrazione, e qualche ritardo da un punto di vista burocratico di questa giunta, io
sono soddisfatto dei tempi che mi ha dato, perché credo che poi quei tempi della gara, di tutti quelli che saranno eventuali ricorsi, se e quando mai ci saranno, credo che finalmente siamo arrivati in fondo e quindi non posso che essere soddisfatto per il bene del territorio, dell'Alto Tevere, ma di tutta l'Umbria. Grazie. Oggetto numero 28, risponde la Presidente Tesei, interroga, da quello capito, la Vicepresidente Meloni, situazione occupazionale di Umbria Salute. Interroga la Vicepresidente Meloni, prego. Grazie Presidente. Torniamo su questo argomento di interesse collettivo riguardo alla situazione occupazionale e il futuro di Umbria Salute. Non leggerò tutta l'interrogazione, ma ripercorrerò alcuni tratti più importanti. Abbiamo già parlato diverse volte nel corso di questo anno e mezzo della questione di Umbria Salute e mi preme ricordare che nel corso del 2019 si era avviata la stessa Umbria Salute a predisporre le procedure di assunzione a tempo indeterminato per 160 operatori, di cui 115 CUP e 45 di supporto amministrativo. Queste procedure che erano contenute negli accordi che erano stati fatti sempre nel settembre 2019 tra Giunta regionale, Umbria Salute e sindacati, non sono poi state ad oggi concretizzate in una soluzione ed azione. Le nuove norme della Regione dell'Umbria in merito alle assunzioni prevedono anche una revisione del regolamento aziendale di Umbria Salute, cosa a cui peraltro l'azienda ha provveduto approvando un nuovo regolamento. Lo scorso anno, esattamente un anno fa, il 30 aprile 2020, avevamo presentato insieme ai colleghi Bori e Bettarelli una interrogazione che andava nella direzione di conoscere appunto gli intendimenti della Giunta rispetto alla situazione del personale di Umbria Salute e chiedevamo di aprire alla Giunta regionale di aprire un tavolo di trattativa con i rappresentanti dei lavoratori. Chiedevamo anche cosa intendesse fare questa Giunta sul piano della stabilizzazione dei lavoratori e in data 13 ottobre 2020, quindi circa sei mesi dopo quasi che presentavamo l'interrogazione, la Giunta regionale in risposta scritta ci precisava che l'argomento era stato affrontato in terza commissione a luglio del 2020 e che nei confronti dei lavoratori non si poteva trovare applicazione le attuali disposizioni in materia di superamento del precariato e tuttavia l'Assemblea dei soci di Umbria Salute, dopo aver discusso il budget 2020 e anche il relativo piano delle assunzioni, ha formulato valutazioni e anche soluzioni sulle specifiche attività, sugli organici e sul conseguente piano dei fabbisogni del personale. Fabbisogni che allo stato attuale sembrano essere stati definiti da Umbria Salute nel 167 posizioni. Ricordo che nell'audizione della terza commissione, appunto del luglio 2020, sia l'assessore Coletto che il direttore Dario riconoscevano l'importanza di Umbria Salute e manifestavano la volontà di non mandare a casa nessuno. Il 16 dicembre 2020, con la deliberazione di Giunta numero 1209, linee di indirizzo per la razionalizzazione delle società partecipate Umbria Salute Servizi e Umbria Digitale, ipotesi di fusione. Quindi si dà inizio ad un percorso di fusione delle due società partecipate, fissando l'obiettivo di appunto fusione entro la fine dell'anno del 2021. Chiaramente questo processo di fusione impatterà naturalmente anche in modo significativo sul personale, in particolare di Umbria Salute, destinata ad incorporare Umbria Digitale. A partire dal febbraio di quest'anno si sono svolti alcuni incontri tra Umbria Salute e sindacati, in cui la società ha presentato diverse proposte.
ritenute dalla stessa attuative dell'accordo di prossimità a suo tempo sottoscritto, cioè quello del 2019. Ovviamente le proposte prevedono la suddivisione in più gruppi delle 167 posizioni, prevedendo per questi gruppi o l'attivazione di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato o la somministrazione in staff leasing fino al 31 dicembre 2023. Modalità che sono tutte però risultanti non conformi ai contenuti e agli impegni sottoscritti nell'accordo di prossimità. A questo punto, dopo circa un anno e mezzo che parliamo di questo tema molto importante e veramente utile e soprattutto fondamentale per la salute pubblica dei cittadini, oggi interroghiamo nuovamente la Giunta regionale per capire, anche alla luce della situazione mutata e soprattutto della volontà di fondere Umbria Salute con Umbria Digitale, come si intende adottare un piano di stabilizzazione per i lavoratori precari di Umbria Salute, all'interno ovviamente di questa ipotesi, per garantire continuità di servizio e efficienza e funzionalità. Di chiarire anche la posizione di questa giunta regionale rispetto alle proposte avanzate da Umbria Salute e di chiarire però, e questo è un tema a cui noi teniamo molto che si faccia chiarezza, come mai in un solo anno è stato aumentato l'organico di circa il 50%, incrementando così il precariato, peraltro già ce n'era sufficientemente, e mettendo quindi ulteriormente a rischio il futuro di quei lavoratori storici che in questi anni hanno chiaramente si sono formati e oggi possono vantare una professionalità. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di fusione tra Umbria Salute e Umbria Digitale in termini di costi e benefici, ma anche la missione del nuovo soggetto e il ruolo che adesso la Giunta intende dare nel contesto del sistema sanitario regionale? Grazie. Prego, Presidente Tesei. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo fare un chiarimento preliminare. Il piano di stabilizzazione di Umbria Salute è indipendente dalla prevista operazione di fusione di Umbria Salute con Umbria Digitale, riguardando solo esclusivamente l'attività proprio della prima, ossia di Umbria Salute. Con altrettanta chiarezza e semplicità, e come fatto in tutti i tavoli, dopo attenta analisi ed un piano di lavoro sulla disastrata condizione di Umbria Salute che abbiamo trovato, possiamo confermare la volontà di mantenere i livelli occupazionali attualmente in essere. Questo avverrà però in un contesto di utilità pubblica delle funzioni ricoperte da queste risorse e attraverso un percorso di trasparenza e legalità. Verranno pertanto cessati tutti i contratti di somministrazione a tempo determinato entro il 31 dicembre 2021. In funzione dei servizi affidati dalle aziende sanitarie socie di Umbria Salute, tutti scadenti a fine 2023, il mantenimento dei livelli occupazionali verrà ottenuto attraverso una serie di procedure. Due procedure di selezione ad evidenza pubblica per assunzione a tempo indeterminato di 129 posizioni lavorative. Attivazione della procedura di staff leasing, assunzioni a tempo indeterminato operata da Agenzia per il Lavoro, autorizzata e selezionata sulla base di procedura di gara ad evidenza pubblica con clausola sociale. Per 38 operatori di supporto tecnico-amministrativo, attualmente in forza alle aziende sanitarie, con un accordo sindacale per procedure di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato, esaurito lo staff leasing 31/12/2023. Questa proposta di Umbria Salute è del tutto coerente con gli impegni assunti con l'accordo di prossimità del 25 ottobre 2019, in quanto consente di stabilizzare con diversi strumenti le 167 posizioni lavorative che saranno tutte oggetto di procedure per l'assunzione a tempo indeterminato. L'incremento del numero di somministrati a tempo determinato per questo periodo, come è evidente, è strettamente correlato alla necessità di far fronte ai servizi connessi con l'emergenza pandemica.
Gli stessi contratti cesseranno al termine dell'emergenza come da tipica funzione proprio di questo strumento. Per quanto concerne il quesito sulle motivazioni della fusione, come in altre partecipate regionali abbiamo trovato società che non assolvevano la missione per cui erano state create, che non l'avevano nemmeno chiara e che i cittadini non percepivano nemmeno quale fosse effettivamente la missione e che rischiavano, erano in situazioni incerte dal punto di vista economico, ma che erano tutte accomunate comunque da due unici fattori. Avevano tutti molti dipendenti, peraltro spesso sottoutilizzati, non impiegati correttamente, scoraggiati e anche demotivati. E tutto questo naturalmente con un aggravio evidentemente comprensibile sul bilancio della Regione e con un enorme dispendio di risorse pubbliche. Come è stato fatto già in questo periodo, il percorso che stanno seguendo le due società, così come peraltro alcune revisioni che stanno guardando anche le altre partecipate, il processo di fusione accelererà la restituzione alla comunità regionale di società ben focalizzate, con una missione di servizio pubblico chiara e percepita dai cittadini come tale, riorganizzate naturalmente nel personale e nell'efficacia dei servizi alla comunità, solidificate dal punto di vista economico e caratterizzate da un notevole risparmio che, per quanto attiene Umbria Salute e Umbria Digitale, si attesterà in almeno 500.000 di euro ad fusione avvenuta. Quindi queste sono le ragioni del percorso che sta svolgendo Umbria Digitale. Grazie. E Umbria Salute. Grazie Presidente. Replica consigliere Paparelli, prego. Sì, grazie Presidente, ma noi siamo parzialmente soddisfatti sul fatto se si dà seguito all'accordo di prossimità stipulato nel 2019 tra Umbria Salute e i sindacati. Siamo totalmente insoddisfatti da alcune considerazioni che testé ha fatto la Presidente. In particolare ricordo che fin da aprile 2020, negli atti votati da questo Consiglio regionale, le nostre proposte, diciamo, in virtù di quella che sarebbe stata la seconda ondata pandemica, diciamo, suggerimmo di utilizzare i dipendenti CUP per i tracciamenti, cosa che ancora non abbiamo ritrovato, perché come è noto, diciamo, dei tracciamenti non è un argomento che è stato ormai totalmente dimenticato. E noi abbiamo assistito in questi mesi a quello che avete definito per anni in questo Consiglio regionale un carrozzone, a un aumento abnorme delle assunzioni. Ci avete fatto 90 assunzioni in più, senza che dargli una missione neanche sul tema dei tracciamenti, a fronte di prestazioni sanitarie ferme, a fronte di prenotazioni ferme. Non abbiamo visto nella risposta all'interrogazione capito a che cosa sono servite, forse lo capiamo troppo bene, queste 90 assunzioni in più. Poi, diciamo, segnaliamo due passi falsi, così li voglio definire. Uno, avete lasciato scadere l'accordo di prossimità, che scade fra qualche giorno, durata 18 mesi dall'inizio, da quando vi siete insediati, senza porre in essere alcun atto. Quindi ci ritroviamo oggi a dire che ne farete un altro e rimettete in moto tutto quello che in 18 mesi poteva essere fatto. Tra l'altro, siccome ho menzionato anche il tema della legalità, ricordo che in questa questione c'è anche la proroga dell'agenzia interinale, oltre le previsioni stabilite dallo stesso bando. Quindi, diciamo, sono incomprensibili alcune osservazioni e alcune considerazioni che sono state fatte, anche peraltro sul tema dell'accorpamento di Umbria Digitale e di Umbria Salute, del quale non abbiamo compreso nella risposta all'interrogazione anche quale sia la mission, se non di dire che ci sarà una mission. Questa mi pare, diciamo, l'unica considerazione che abbiamo ascoltato. Quindi, per questa parte noi ci auguriamo che sia dato seguito rapidamente e non si arrivi a dicembre, che i tempi stringono
sei mesi si fanno poche cose, si va a fare una gara di livello europeo anche per lo staff leasing, quindi diciamo, o ci si mette le mani subito e si corre, oppure noi ci ritroveremo al 31 dicembre nelle stesse condizioni in cui ci troviamo oggi, dopo che per 18 mesi non è stato fatto alcunché. Oggetto numero 29, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Morroni per l'assessore Coletto, che non c'è oggi. Richiesta di informazioni e chiarimenti riguardo l'impegno di risorse economiche per affrontare la crisi sanitaria Covid-19. Prego, consigliera Porzi. Allora, questa è una richiesta di informazioni e di chiarimenti riguardo l'impegno di risorse economiche per affrontare la crisi sanitaria del Covid-19. Nel corso del 2020 ci sono state diverse iniziative legislative del Governo tese ad incrementare in sanità le risorse di personale ed infrastrutturale delle Regioni. Il DM del 10 marzo 2020, che stanzia 660 milioni per l'assunzione di specializzandi e per incarichi di lavoro autonomo, che prevede per la nostra Regione qualcosa come 9.800.000 euro. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono un incremento di 250 milioni del Fondo Sanitario Nazionale da destinare alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica. Qui arrivano oltre 3 milioni per la Regione Umbria. Il comma 3 dispone un incremento pari a 100 milioni di euro, sempre del Fondo Sanitario Nazionale, che può essere destinata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo e personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Anche qui parliamo di oltre 1,5 milioni di risorse, circa 1,5 milioni di risorse. L'articolo 3 disciplina alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19. I commi 1 e 2 prevedono la possibilità di stipulare accordi contrattuali per acquistare ulteriori prestazioni sanitarie in deroga ai vigenti limiti di spese, nonché contratti con strutture private non accreditate. Il comma 3 inoltre prevede che al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, le strutture private accreditate e non, su richiesta delle regioni, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio, e anche per queste attività sono stati erogati 2.385.000 euro. L'articolo 4 infine stanzia ulteriori risorse per attivare all'interno e all'esterno delle strutture pubbliche e private alcuni interventi per migliorare le attività delle prestazioni. Quindi in totale per la Regione Umbria il DL 18 stanzia qualcosa come 12 milioni circa. Considerato che il decreto rilancio destina importanti risorse alla sanità, sia sotto il profilo della sanità territoriale ospedaliera che organizzativo di personale, contratti e specializzazioni, salto tutta la parte descrittiva rispetto alle opportunità di finanziamento, e che appunto grazie a questo DL 34 sono arrivati in Umbria diversi soldi, con l'allegato A circa 20 milioni, con l'allegato B quasi 12 milioni. A questo scopo si poteva prevedere un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti di letto in terapia intensiva, un aumento della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti Covid-19, per l'operatività di tali mezzi di trasporto. Scusi consigliere, per favore, questo brusio di sottofondo è molto fastidioso, grazie. Sì. Le risorse dei commi 5, 7 e 10 dell'articolo 2 per la Regione Umbria sono pari a circa 6.400.000 euro, come viene indicato nell'allegato C. Poi salto altre parti dove troviamo altre importanti risorse destinate all'Umbria, per avere in pratica un totale di risorse pari a 62.960.000 euro.
Ecco, evidenziato i ritardi che abbiamo registrato nell'affrontare questa emergenza sanitaria, un po' di confusione organizzativa e quella mancanza di programmazione della giunta regionale che ha generato diversi disservizi e inefficienze, considerato la inefficacia e a volte anche la lentezza dovuta principalmente al sottodimensionamento dell'organico, delle procedure di tracciamento che non hanno permesso di avere dati reali dei positivi giornalieri, la mancanza attivazione di unità mobili territoriali, la mancata azione di programmazione e di potenziamento della medicina territoriale, la mancata assunzione di tutto quel personale medico ed infermieristico consentito dalle normative nazionali. Ecco, tutto ciò premesso, la mia interrogazione è volta a conoscere quali sono state le delibere di giunta adottate in recepimento alle norme nazionali che hanno destinato specifiche risorse economiche alla Regione Umbria e come queste siano state ripartite. Inoltre, chiedo quali sono i motivi per i quali la giunta regionale non avrebbe impegnato o avrebbe impegnato solo in parte le risorse economiche erogate dal governo nazionale. E quali sono i motivi per i quali non si è proceduto pienamente all'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata e all'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità? L'ultimo quesito è sulle motivazioni che non hanno visto realizzare l'aumento della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti Covid-19. Grazie. Prego, Assessore Morroni. Grazie Vicepresidente. Consigliere Porzi, rispetto alle normative nazionali che nel corso del 2020 si sono succedute relativamente alla pandemia in atto e che hanno destinato specifiche risorse alla Regione Umbria, la stessa attraverso la determina dirigenziale numero 4005 del 13 maggio 2020, la delibera di giunta regionale numero 891 del 7 ottobre 2020, la determina dirigenziale 12755 del 28 dicembre 2020 ha proceduto ad assegnare progressivamente le risorse alle aziende sanitarie. L'ammontare complessivo e definitivo delle risorse utilizzate dalle aziende stesse è in corso di determinazione in quanto i bilanci di esercizio anno 2020 non sono ancora chiusi ed è inoltre in atto una continua interlocuzione con il MEF, come anche per le altre regioni, per definire come e quanto dello speso per l'emergenza Covid potrà essere imputato ai diversi decreti emergenziali o alle risorse messe a disposizione dal commissario straordinario. Limitatamente a quanto attiene le assunzioni di personale, le difficoltà riscontrate nel 2020 nell'utilizzare tutte le risorse stanziate a livello centrale hanno atteso sostanzialmente agli ostacoli incontrati nel reperimento di figure e profili professionali specialistici in un ambito, quello sanitario, che ha determinato una fortissima domanda a livello nazionale in considerazione del prolungato stato di emergenza attivato dal 31 gennaio 2020 e tuttora vigente almeno fino alla data del 31 luglio prossimo, determinato appunto dalla pandemia. Con delibera della Giunta regionale del 25 marzo 2020, piano di gestione delle attività territoriali emergenza coronavirus, sono state fornite le prime misure da applicare per il contenimento dei contagi, ai sensi dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo 2020 e delle ordinanze della Presidente della Regione Umbria del 12 e 13 marzo 2020. Durante l'emergenza Covid sono state date indicazioni alle aziende sanitarie regionali per la gestione nel territorio delle attività assistenziali per la presa in carico dei pazienti a domicilio. Ulteriori indicazioni sono state fornite successivamente anche con delibera della Giunta regionale la 374 del 13 maggio 2020, linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2, anche ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020. Per tutti i servizi e le attività assistenziali nel territorio sono state applicate misure per garantire idonee misure di isolamento per casi sintomatici o sospetti, per garantire idonee misure di sorveglianza sanitaria, garantire lo svolgimento di attività in sicurezza con percorsi separati per le attività di assistenza sanitaria ordinaria. È stata garantita la continuità assistenziale anche identificando nuove entità come le USCA,
unità speciali di continuità assistenziale, rafforzando i servizi di prossimità. Per quanto riguarda la figura dell'infermiere di famiglia comunità previsto dal Decreto Legge 34 del 2020 come figura specifica, è stato avviato il procedimento amministrativo per il riconoscimento del ruolo inserito nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, anche in vista del nuovo Piano Sanitario Regionale. Il territorio comunque ha visto incrementare in termini numerici l'assistenza infermieristica dei distretti. Con delibera giunta regionale 916-2020, delibera giunta regionale 710-2020, piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, aggiornamento, sono state date indicazioni alle aziende per il reclutamento dell'infermiera di famiglia di comunità e si sta provvedendo in tal senso. Con delibera giunta regionale la numero 483 del 2020, piano di riorganizzazione emergenza Covid-19, potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge del 19 maggio del 2020, il numero 34, è stata data indicazione per l'acquisto di 2 mezzi per il trasferimento secondario di pazienti Covid, di cui uno per l'azienda ospedaliera di Perugia e uno per l'azienda ospedaliera di Terni. I mezzi sono stati acquistati e quello per l'azienda ospedaliera di Perugia è già stato consegnato, mentre l'ambulanza per l'azienda ospedaliera di Terni lo sarà tra circa 10 giorni. Grazie. Grazie Vicepresidente Morroni. Prego Consigliere Porzi per la replica. Sì, brevemente per dire che l'illustrazione fatta dal Vicepresidente Morroni, che ringrazio per la disponibilità di rispondere a una materia che non è la sua, confermano i miei dubbi, i nostri dubbi, i ritardi e non rispondono sulle questioni dei numeri, perché giustamente lei dice il bilancio si chiude il 30 di aprile. Però sappiamo benissimo che in sanità c'è un tendenziale che si conosce e che si monitora 3 mesi per 3 mesi attraverso il tavolo degli adempimenti che si svolge appunto al MEF compiutamente ogni 3 mesi per monitorare le situazioni. Quindi ritornerò su questi temi dopo il 30 di aprile, quando queste operazioni saranno del tutto concluse, ma siamo certi insomma che alcuni numeri potevano essere a disposizione già da ora, visto che l'atto viene consegnato 1 mese prima, un tempo biblico che permette a qualsiasi membro della Giunta di potersi preparare in questo senso. Grazie.